Mimmo Ferretti di Messaggero, buongiorno. Buongiorno Rossi, buongiorno, buon appetito a tutti. Ferretti, è giornata intensa oggi, eh? Perché, insomma... Ma pure ieri, però. Sì, pure sì. L'altro ieri. Vabbè, però dico, poi mi piace, insomma, un po'. Arrivi e partenza. L'hanno visto. Messaggero nelle pagine di cronaca, cioè arrivati a, arrivederci a. No? Sì, sì, esattamente. Oggi c'è tutto esaurito su arrivati a. Eh sì, perché dobbiamo. Paredes stamattina, Nainggolan oggi pomeriggio, poi Paredes sarà va al banco transiti, perché poi dopo andrà da qualche altra parte. Vabbè, si... però intanto fallo venire qua. Tu ti ricordi qualche tempo fa, caro David, c'eri te il professor Bersani, no? Sì. Ti parlo di forse un paio d'anni fa che... Sì. Un giorno dissi che avevo visto un servizio a Sport Italia sul campionato argentino, un giocatore di cui non mi ricordavo il nome, un trequartista molto molto bravo del 94, e subito Bersani disse Paredes, e infatti era lui. Sì. Quindi insomma, questo è uno bravino, eh? Questo è uno che ha qualità, che ha avuto un brutto infortunio, ma dagli infortuni si può riprendere, e credo che la Roma abbia fatto un acquisto da verificare, ovviamente, ma insomma le possibilità che questo ragazzo possa fare bene sono tante. Intanto magari andrà a giocare da qualche altra parte, no, lo sai, si sta cercando una soluzione perché non lo puoi tesserare come sta comunitario e cose di questo genere, però insomma diciamo che è sotto il controllo della Roma, no? Così come è sotto il controllo della Roma il professor Raja Nainggolan, e devo dire che tutte le chiacchiere che abbiamo fatto nei giorni passati, conviene, non conviene, no? Visto nel momento sì, in cui tu poi ce lo l'hai. Prendi un giocatore, sei contento che la Roma l'abbia preso, no? Cioè, dice, ma la Roma non ha vinto a Torino, anzi ha perso la partita, quindi il campionato magari è andato, allora adesso la società fa un certo tipo di discorso di retroguardia, invece no, esattamente il contrario, quindi tutte le cose che ci eravamo detti sulla convenienza o meno di andare a spendere tutti questi soldi. Devo dire che io immagino che se hai ricevuto messaggi, se hai ascoltato il parere della gente, insomma, la domanda che maggiormente mi è stata rivolta questa mattina è: ma che adesso vendono Pjanic? Perché questo è un po' il timore. Però Mimmo, io credo che, lo dicevo pure stamattina. Ecco, lo vedi, quindi l'hanno fatta anche a te. Sì, sì, domanda. certo, ma l'hanno scritto. Però questo è l'interrogativo più preoccupato che c'è in giro nella Roma. Però Mimmo, cioè, messo così mi sembra un interrogativo un po' superficiale, perché Nainggolan e Pjanic. Sì, ma infatti io, però tu non puoi pensare che la gente no, che ma, per strada, ho capito, ma poi noi telefona abbia, no? E va bene. Si chiede, ma non è che però noi, noi poi dobbiamo dare delle risposte. Dico, a me è un interrogativo che risulta superficiale, perché? Perché Nainggolan e Pjanic sono due giocatori che fanno due mestieri diversi, fanno sì, il calciatore. Sì. Quindi al limite potrei capire, guarda, paradossalmente potrei più capire se me lo dicessero per Paredes. Senti che te dico. No, ma sai, invece ti faccio un altro tipo di discorso. Secondo me non è tanto la collocazione tecnica o tattica di Nainggolan, è quanto la componente economica. Cioè, siccome la Roma andrà a spendere un sacco di bei soldini per questo giocatore, il tifoso teme che per rientrare quei soldi spesi per Nainggolan la Roma debba fare un sacrificio, come, voglio dire, è accaduto anche nella scorsa estate, perché la Roma ha ceduto Marquinhos, Osvaldo e Lamela, poi è andata a prendere Benassia e Strotta, ma te ne dico due soltanto, e poi ha preso anche successivamente Ljajic. Quindi non è un discorso tanto di natura tattica o tecnica, quanto un discorso di natura economica. Io devo dire che se la società fa un passo di questo genere, evidentemente non soltanto è convinta di farlo, ma probabilmente, anzi io toglierei anche il probabilmente, ha la possibilità, ha la capacità, ha la forza. Io ti posso pure dire che questi milioni che investe, no? Adesso sono parte di quelli che sono avanzati dall'ultima campagna. Assolutamente. Potrebbe sì. Essere anche vista così, no? Sì, tu credo che stessi in vacanza dall'altra parte del mondo, credo a Sydney. No. Sotto le vacanze di Natale. No. Non mi ricordo chi c'era in collegamento, credo il povero Paglia. Questo mi dispiace per lei. Parlando di Nainggolan, io feci un discorso che lì per lì tutti mi presero per matto, no? Perché parlai di un prestito ad una certa cifra fino a giugno, poi l'acquisizione della comproprietà a giugno e la discussione della seconda comproprietà poi nell'estate del 2015. Qualcuno di quelli che ci ascolta fedelmente probabilmente se lo ricorda. Perché mi era stato detto, diciamo così, mi era arrivato allora che quella poteva essere una soluzione che accontentava il Cagliari, soprattutto per un motivo, che il Cagliari è una società che ha un bilancio inattivo, ok? Quindi meno soldi gli dai adesso e più sono contenti, anzi più è contento perché il Cagliari è cellino, però ovviamente tu gli devi garantire i soldi, no? Certo. Perché questo è un giocatore importante, perché comunque c'è una valutazione anche forse un pochino esagerata, ma insomma poi dopo io personalmente ho sempre detto che il tifoso non deve fare il commercialista, il tifoso deve semmai andare allo stadio e fare il tifo per la propria squadra, indipendentemente da quello che combina la società, che combina i dirigenti. Quindi credo che la formula che è stata scelta
di questo prestito oneroso fino a giugno, poi un pezzetto, una tranche, la riscatto della metà, sia una usammo, credo ci fosse proprio Paglia, poi magari se all'ascolto ce lo può dire, un discorso di ingegneria finanziaria che è stata applicata per la prima volta con Bojan, te lo ricordi? Sì, come quando venne preso dal Barcellona. Per sì. cui diciamo che se uno ha la possibilità di farlo e ci sono tutti i presupposti per poterlo fare, anche da un punto di vista di altra parte, di controparte, poi le cose si possono fare anche non nella maniera tradizionale. E credo che con la Roma che si è mossa in questa maniera, probabilmente hanno trovato i dirigenti della Roma la soluzione migliore per poter accontentare sotto tutti i punti di vista il Cagliari, che lo ripeto, adesso lo dico proprio in soldoni, ma dire meno soldi e dai più sono contenti, perché se c'è un bilancio che è in positivo, tu gli devono mettere dei soldi che entrano, ci devi pure pagare le tasse, magari, come posso dire, vorrebbero farlo nell'esercizio successivo di bilancio, no, debite. Quindi diciamo che si sono trovati d'accordo due personaggi che, così, conoscendoli un pochino, insomma, Cellino che vada così d'amore e d'accordo con Sabatini probabilmente è una sorpresa anche questo, considerando tutto quello che c'era stato. Però qui c'è l'effetto Baldini, no, David? Sì. Perché penso che l'avrei già raccontato questa mattina, no? Nel senso che lo scorso anno, quando ci fu quel Cagliari-Roma, e la Roma era straordinariamente dalla parte della ragione, tanto è vero, e tu lo ricorderai, lo ricordiamo a tutti quelli che sono all'ascolto, la Roma non presentò reclamo, te lo ricordi? Il giudice sportivo fece tutto il giudice, esatto, sportivo. Per conto suo la sconfitta a tavolino al Cagliari, però Cellino parlò male solo di una persona, ed era Franco Baldini. Sì, sì, era una cosa ad personam proprio. Esattamente, quindi l'effetto Franco Baldini sta svanendo, evidentemente c'è meno pigrizia adesso negli uffici di Trigoria. Poi, come ha detto il capitano, l'ha detto pure Sabatini, che adesso le cose sono cambiate in meglio, perché è impossibile lavorare tutte e due sullo stesso pezzo. Quindi insomma, per quello che riguarda l'acquisizione di un giocatore come Nainggolan, ma io non dimenticherei anche Paredes, complimenti alla dirigenza per la Roma per come si è mossa. Adesso poi entrano in ballo altri discorsi, e possiamo anche farli, cioè discorsi di natura tecnica tattica. Ecco, allora, facciamoli. Vogliamo andare nella pausa? Io prima, no, aspetta, vada. No, prima di entrare nello specifico di come lo piazziamo Nainggolan, che tipo di alternative offre, eccetera, eccetera, io farei un discorso più, perché ormai si è capito, Mimmo, che si gioca su più tavoli, cioè si gioca dentro il rettangolo verde e poi si gioca fuori, no? C'è sta un'altra partita che purtroppo, lo sottolineo, purtroppo è diventata anche più importante in certi casi di quello che poi succede sul campo. Che effetto ti fa fare il ragionamento di dire, vabbè, destro era l'oggetto del mercato, alla fine ha preso a Roma battendo Milan e Juventus, eccetera, eccetera. Gli Aici lo scorso anno era già del Milan, praticamente la Roma gliel'ha sfilato con grande scuorno negli anni. Quest'anno Benazia stesso, di più, assolutamente, l'Inter e il Napoli l'hanno campionato, Strootman, eccetera, eccetera. Addirittura Strootman aveva anche altri interessi in Europa, e adesso da ultimo Nainggolan, che aveva già un accordo con la Juventus scritto e fatto. Fa un po' impressione vedere che la Roma ormai ha un'autorevolezza sul mercato tale da potersi non soltanto confrontare con queste squadre, ma uscirne nella maggior parte dei casi vittoriosa. È importante, credo. Guarda, c'è un vecchio detto che dice: articolo quinto, chi c'ha i soldi ha vinto. Probabilmente alla bravura dei dirigenti si è abbinata alla possibilità economica, nel senso che i dirigenti sono riusciti a trovare le risorse per poter comprare, magari anche dopo cessioni, però insomma credo che ci sia stata anche una disponibilità di base, ritengo, perché tutti i soldi che sono stati spesi dall'estate del 2011, lo scorso anno abbiamo fatto anche tanti pezzi, cioè lo scorso anno, l'estate passata, abbiamo fatto tanti pezzi ricordando quanta gente era stata acquistata dall'inizio della gestione americana e quanti pochi ne erano rimasti, nel senso che probabilmente all'inizio erano stati fatti degli affari per accontentare una volta questo allenatore, una volta quell'altro, poi, visto come erano andate le cose lo scorso maggio, è stata presa in mano la situazione completamente dal direttore sportivo, che ha detto: io faccio questa squadra, l'allenatore siamo d'accordo su tutti, me ne ha chiesto uno e uno gli ho preso, queste sono virgolettate di Sabatini, se lui non mi avesse mai chiesto Gervinho io non l'avrei mai preso, però insomma mi sembra che ci sia più una, come posso dire, una personalità accentuata da parte dei dirigenti. E questo non significa assolutamente, ci tengo a chiarirlo,
che Garcia non sia, come posso dire, convinto di quello che sta facendo la società. Dico semplicemente che la società sta cominciando, ha cominciato ormai dall'estate scorsa, a lavorare per il presente e anche per il futuro, perché credo che l'acquisizione di due cartellini come quelli di Nainggolan e di Paredes siano anche propedeutici per quello che sarà la Roma del futuro. Cioè, tu l'hai preso Nainggolan, tutti noi stiamo aspettando di capire se potrà giocare addirittura giovedì contro la Sampdoria, no? Perché teoricamente ci potrebbe essere anche questa possibilità. Se non sarà giovedì contro la Sampdoria, sarà contro il Genoa domenica prossima. Insomma, c'è grande curiosità, no? Però poi Nainggolan è un giocatore al quale è stato fatto un contratto di 4 anni e mezzo fino al 30 giugno del 2018. Questo vuol dire che la Roma sta gettando un certo tipo di basi per poter poi arrivare piano piano a Dama col tempo che verrà. E sotto questo aspetto ti dicevo, ti ho fatto prima il nome di Pjanic, perché c'è in atto un rinnovo di contratto, sembra che le parti siano abbastanza vicine se non d'accordo, però consentimi David, siccome qui abbiamo vissuto a queste latitudini, tu ricorderai Mancini, questione di dettagli, sì. Quello, non c'è problema, è fatto, poi dopo tutte cose che non si sono verificate, allora prima di dare per scontato quello che oggi ancora non è scontato, aspettiamo, però valutando sì. Sempre che c'è la possibilità che la società possa in qualche maniera tenere anche Bianco, perché se tu non gli rinnovi lo devi vendere, non c'è proprio un minimo dubbio. Ma questo a prescindere poi dalla effettiva volontà della società, perché se il giocatore firma il contratto non lo firma, non è che ognuno gli può sì stare. Però tu società te lo devi fare di adesso, certo, no, su quello sono d'accordo, su quello Mimmo, la squadra che possa essere gradita a lui, a te ti entrano i soldi che tra sei mesi non ti entrerebbero, perché la valutazione che può avere Bianco c'è oggi, che ha un anno e mezzo, diciamo così, di contratto, e ovviamente se tu il contratto lui ce l'ha ancora solo per 8 mesi o per 6 mesi, la valutazione ovviamente è inferiore, no? Quindi, comunque, chi brivà, brivrà, capito? Brivrà. Senta, Fritti, invece andiamo andiamo in pausa, va, così almeno facciamo. Vai, pausa. Dopo la pausa facciamo l'aspetto tecnico tattico. Tecnico tattico. Vai. Tu pensi di conoscerli tutti, rompi i coglioni, Ferretti, ma io ce n'ho uno dall'altra parte del. No, sto parlando di Amicis, tu pensi di conoscerli tutti, ma io quello posso che. Dire una cosa che non c'entra in niente. Sì, certo, devi. Allora, probabilmente ieri fra gli ascoltatori che sono adesso sintonizzati tutte le radio stereo ci sarà stato qualcuno che sarà venuto in centro a fare una passeggiatina, diciamo così, perché era una bella giornata di sole, perché sì, era una giornata di festa. Non mi piace quello che mi stai per raccontare, occhio e croce. Cioè? Non lo so, ho una brutta sensazione. No, io diciamo ho cominciato nel 1980 a lavorare prima a Paese Sera, poi dopo ho lavorato alla Gazzetta dello Sport e adesso lavoro al Messaggero da tanti e tanti anni. Comunque sono tre redazioni al centro di Roma, no? Via Tomacelli, via del Tritone, via Tomacelli. Insomma, ebbene devo dire una cosa, io in 30 e passa anni di domenico, di giornate festive trascorse al giornale, non avevo mai visto, mai, credimi David, mai tanta gente come in giro come ieri. Io a un certo momento, arrivando, ho pensato che fosse successo qualche cosa, che ne so, hai visto quando dici hai ido fuori fiume, no? Che tutti si riversano per le strade. Ma se qualcuno ieri degli ascoltatori è stato veramente in centro, fatti raccontare che non si riusciva a camminare sui marciapiedi. Ma anche se tu ti mettevi in mezzo alla strada, bloccando tutto il traffico, non potevi camminare perché c'era proprio, io non lo so, c'è presente un fiume di gente. Io spero che abbiano lasciato qualche soldarello tutti i turisti che sono venuti a Roma, perché sai, ti piace vedere Piazza di Spagna, ti piace vedere il Colosseo, ti piace andare a San Piero, però porta qualche lira, perché così anche la città, no, ne trae vantaggio. Comunque, al di là di tutto, ieri veramente secondo me è stato toccato il record assoluto del casino in centro. O lo dico, c'entra niente, però era solo per dire. Mimo, sono le law fairs. Dici? Sono le law fairs, perché le ormai le law fairs sono le tariffe, quelle a basso costo delle compagnie aeree che effettivamente danno la possibilità di venire. Ma non pensi che da venire qui da Turmona ci vuole la compagnia aerea? No, però i turisti, io parlo gli altri, turisti. Io parlavo dei turisti, quelli che arrivano la mattina e se ne vanno la sera col panino, capito? I famosi puzzaculo, ma con grande rispetto. Prego? Puzzapiedi, però ecco. Come è inverno, non ci stanno questi costi
ditoni dei fuori con i zanderi che si fanno la doccia alla fontanella, capito? Però ieri era il non plus ultra del casino in centro, fatelo raccontare se qualcuno ha voglia, ma andiamo a parlare della Roma. Come me lo dove lo metti Nainggolan, Mimmo? Ma io le faccio un'altra domanda, ma tu dove lo metti Pjanic? In che senso? No, allora, ponendo che Nainggolan mi sembra un giocatore importante, no? Sì. Come direbbe qua amichetto, no? Sto a fare una squadra importante, ho preso un giocatore importante. Sì, la faccio forte. E comunque ancora un signore rispettabilissimo personaggio. Assolutamente sì. Assolutamente. Ma tu, per esempio, Pjanic inserito in un contesto dei tre davanti, come lo vedi? Addirittura tu faresti questa cosa qua? No, però parliamone. Però 4-3-1-2 allora. Guarda che prima della partita di Torino, tra le tante prove che ha fatto il professor Garcia, c'è stata anche quella di mettere Pjanic nel terzetto davanti con Brady dal centrocampo. Sì. Poi ci ha ripensato, non tanto penso io perché Pjanic davanti non è una soluzione buona, quanto perché Pjanic in mezzo al campo, no? Con certo. Tutto rispetto e il bene che gli vogliamo, ma non è vero che gli vogliamo bene. No, tra l'altro proviamo ad immaginare anche una soluzione tattica diversa, tenendo presente che 4-3 va bene, ma la Roma ha fatto pure 4-2-3-1. Cioè, 4-2-3-1 mi sembra un po' più complicato, lo sai, perché poi Strootman dove me lo metti? Però senti che bello, David, Già parlare di queste possibilità che tu c'hai. Il 4-1-4-1, anche se dobbiamo dire una cosa, che Nainggolan a Cagliari ha sempre giocato 4-3-1-2, quindi ha fatto l'intermedio in un centrocampo a 3 a rombo col vertice alto, e ha fatto anche il vertice basso in questo centrocampo a 3, quindi potrebbe giocare ad esempio al posto di De Rossi qualora De Rossi non fosse disponibile, può giocare da intermedio sia a sinistra che a destra, può giocare forse meno in un centrocampo a rombo come trequartista alle spalle delle due punte, però insomma ti offre un sacco di possibilità. Però io cercherei, ovviamente qualora fosse possibile, di trovare una soluzione che possa permettere a Garcia di far giocare insieme Pjanic e Nainggolan, ovviamente poi con De Rossi e con Strootman. E possiamo anche pensarci, possiamo anche pensarci, non so quale, magari possiamo anche lanciare un piccolo sodaciuccio, sì, diciamo così, no? Sì. Per capire se qualcuno ha delle idee, perché questo mi sembra un argomento che, allora sai come succede in questi casi, no Davide, non te lo devo insegnare a te, la Roma tratta un giocatore, nel momento in cui il giocatore viene preso, quello è già passato, è già tutto dimenticato, siete cominciati a pensare al futuro. Allora vabbè, Roma ha preso Nainggolan, ma dove fa giocare? Ecco, questo credo che sia l'interrogativo un pochettino più importante, no? Dove lo fa giocare, mi piace. E secondo me una soluzione con Pjanic davanti, non vedi dove, falso 9, finto 9, vero 9, insomma secondo me Garcia ci pensa o ci potrebbe pensare, insomma quando hai tutto questo ventaglio di opportunità tattiche perché hai dei giocatori bravi sotto il profilo tecnico ti viene tutto più facile, quindi io non mi sorprenderei se, fermo restando il 4-3-3 che è il modulo base di Garcia, potrebbe anche inventarsi qualcosa di nuovo, non di inedito, perché di inedito nel calcio non c'è sai niente, è stato già tutto inventato e copiato, però qualcosa di nuovo almeno per quello che riguarda la Roma. E questo è un discorso che secondo me appassiona la gente. Beh, ecco, diciamo che possiamo dire, Mimmo, che il contributo maggiore che sembra poter dare Nainggolan oggi è quello di offrire a Garcia una maggiore possibilità di variazioni tattiche, sia proprio in termini di modulo che in termini di sistemazione in campo, anche col 4-3-3, però cambiando le caratteristiche dei calciatori. Sì, perché se tu metti un 4-3-3 con metti De Rossi vertice basso, Strootman e Nainggolan intermedi, c'è un centrocampo molto molto robusto, nel senso che viaggia a giocare contro, no? Poi magari tu dici ma la qualità poi ti serve che tu la palla la fai arrivare a chi ha i piedi importanti, no? Allora magari se tu fai un centrocampo con tre grandi interditori, quali sono sicuramente De Rossi, Nainggolan e Strootman, puoi anche permetterti davanti delle possibilità offensive, no? Che magari non te le potresti permettere se non hai tutti e tre i centrocampisti che sono soprattutto bravi nella fase difensiva. Quindi in questo senso tu stavi dicendo una cosa esatta, perché non è soltanto come poi
tu metti il centrocampo e anche come tutto il resto della squadra può posizionarsi in riferimento a quelle che sono le qualità dei tre centrocampisti centrali, perché quando tu c'hai la palla è un conto, quando ce l'hanno gli altri tu difendi già con quattro difensori, i tre di centrocampo, chiedi a turno uno degli attaccanti, dei tre attaccanti di rientrare, sono otto giocatori che difendono. E mi sembra che questo, ti parlo ovviamente in una situazione di, come posso dire, un po' avventurosa, non preparata, perché sennò dovresti ovviamente difenderti con tutti i dieci uomini, no? A cominciare dagli attaccanti che vanno in pressione sui portatori di palla avversari, però anche in situazione così di emergenza ne avresti quattro e tre, sette più uno che vanno a difendere la tua porta, e non sono otto a difendere la tua porta, perché non è che la squadra avversaria va con dieci ad attaccare, perché se tu tieni due attaccanti alti sta tranquillo che quantomeno ne rimangono tre dietro. Quindi vai a fare i conti e vai a fare una parità quasi numerica, se no c'è ancora la superiorità in mezzo al campo, perché se tu difendi con 8 e loro ne tengono 3 dietro, attaccano con 7, giusto? Direi di sì. Questa è proprio aritmetica allo stato puro. Mi dispiace che non c'è il professor Ubaldo Righetti, io considero un'assoluta eccellenza nel discorso tattico. Di tattica. Sembra che io lo so prendere per il culo, perché no. Ma vi prego di stavolta no, diciamo così, stavolta no, dai. No, Ubaldo è veramente bravo, molto competente, devo dire. Molto, sì. Come si dice, ne capisce dei palloni. Senti Mimmo, vabbè, domani chi piamo? Questi due acquisti sono per questi di Nainggolan e Paredes. Il commento che sto sentendo fare più spesso è, dice, sono due acquisti importanti in chiave Champions, cioè sembrano due acquisti che la Roma sta facendo tenendo conto, dando per scontato che il prossimo anno parteciperà alla Champions, quindi sia in termine numerico sia in termine qualitativo la Roma vuole alzare l'asticella con questi due acquisti. Diciamo che la Roma sta pensando già al futuro. Il discorso Champions quest'anno è molto importante, lo ripeto. Un conto è arrivare secondi e un conto è arrivare terzi, dirai, però c'è tutta la differenza. Ci sono i mondiali. Sì. Allora, se tu hai una squadra che ha molti giocatori che vanno in Brasile, che sono impegnati o saranno impegnati fino quantomeno poi preliminari ne giocano, e tu devi tornare ad allenarti a preparare il preliminare di Champions o Champions proprio in quel periodo giù di lì, insomma sono dolori. Invece pensa che è bello che tu arrivi secondo e sei già qualificato per la fase a gironi, quindi quest'anno arrivare in Champions significa arrivare secondi, ovviamente primi no, ma insomma 8 punti sono tanti. Io comincerei a pensare ovviamente anche a guardare dietro, nel senso che c'è una grandissima differenza nella elaborazione del lavoro della stagione successiva, perché ci sono i mondiali e tu potresti trovare tanti giocatori che ai nastri di partenza stanno ancora in vacanza o stanno a finire di giocare al mondiale. Mimmo, proprio, tu l'hai vista le partite ieri? Qualcosa. Ecco, alla luce dei risultati di ieri, non tanto dei risultati quanto delle prestazioni, ti faccio un esempio su tutti: il Napoli che vince 2-0 con la Sampdoria sembra una partita. Io invece l'ho vista la partita, Mimmo, una cosa. Me lo ricordo, sì. Diciamo che poi non so se tu hai avuto modo di rivedere anche gli highlights. Gli highlights, ho visto una bastonata dei Gabbiadini. Sì, ma pure il trambetto dei Castelli. Ma pure prima, insomma, sullo 0-0, un paio di occasioni proprio facili la Sampdoria. Mi sembra che la fase difensiva del Napoli autorizzi a pensare che sia ancora un po' difficile per loro mantenere sì, inviolata la porta. Però Davide, fammi dire che se vedi giocare davanti fanno impressione. Però, tra l'altro, sì, ma io una cosa mi stupisce, Mimmo, perché Di Benitez è sempre stato detto che è un bravissimo minestrale, cioè un minestrale di alto livello, è stato presentato, no? Sì, insomma. Ecco. Ma io penso il Napoli, i quattro davanti non pensano minimamente a dare una mano. Zero, proprio niente. Cioè il Napoli è diviso in due tronconi, è una cosa che è sempre così, è vero. Per uno tattico come lui è una cosa che mi sorprende. Ma evidentemente tantissimo. Non c'ha cioè i giocatori se li ha scelti, perché Calegon si è scelto lui, Mertens si è scelto lui, Higuain ovviamente si è scelto lui, nel senso che probabilmente lui vuole puntare sempre a fango più degli avversari, avendo quei giocatori lì forti, così forti lì davanti, dice vabbè andiamoci a giocare la partita, non pensiamo tanto a quanti ne prenderemo, pensiamo a quanti ne faremo, che non è proprio un discorso correttissimo. No, oddio, mi sembra di sentire parlare di Luis Enrique. Ieri però è andato bene lì. Sì, ma che partita è stata? Sembrava Milan-Atalanta, diciamo prima. No, però pure il Real Madrid. Un magnifico errore, ricordati. Suo 0-0, Mimmo, al Celtavigo si era mangiato tre gol, di cui uno dal portiere al quinto minuto, proprio una cosa brutta. Cioè, l'hai visto Toni Llorente?
Tony Llorente? No, Tonin no. Llorente, il coach manager. Ah, no. Scusi, sì. Mental coach. Sì, sì, sì. Malato di mental coach, te lo ricordi? Esattamente. Bello, dai. Ognuno... Sì, veramente Roma è una città bellissima. Roma è città aperta, arrivano tutti, mangiano tutti. E se casomai non ci senta, se stringiamo, fanno mangiare pure tutti, devono mangiare. Quanti ne sono venuti? Mimmo, però in corsa per un posto in Champions, tornando a parlare, a farci serie per un attimo. Cioè, il Napoli ovviamente sta a due punti, sì, dalla Roma, Fiorentina, Fiorentina, perché la Fiorentina anche senza Giuseppe Rossi. Ma lì comprano qualcuno, eh? A chi possono prendere, però? Uno che fa la differenza? Borriello. È quello che stavo pensando pure io. Di Natale. Ma Di Natale ha detto che si ritira a fine anno. A fine anno? Perché non può fare gli ultimi sei mesi dall'amichetto su Montella? Guarda che sono amici fraterni. Lo so, lo so, come no. Lo sa meglio di me, sì, quindi. Sì. Lui caccia di Natale. Deve andare all'estero. Penso che Spadino Pradè qualcosa conosca all'estero, no? Però devi prendere però, guarda pure, voglio dire, tu hai due attaccanti come Mario Gomez e Rossi fuori. E Peppe Rossi, stanno tutti e due bloccati lì. Insomma, un po' di sfiga ce l'hai, diciamo. Sì, sì, anche che sfiga, diciamo, più nel caso di Mario Gomez, perché sai, Giuseppe Rossi, due interventi sullo stesso ginocchio, che sia un po' fragile da quel punto di vista, te lo puoi. Perché il ginocchio è stato tre volte. Tre volte, cioè te lo puoi pure aspettare volte. Che questo possa avere il quarto. Possa avere crociate, una dei collaterali. Possa, te lo puoi aspettare che possa avere dei problemi. Una volta si diceva c'ha il ginocchio di vetro. Sì, di cristallo. Sai che si diceva? Tanti e tanti anni fa, io mi ricordo, di Capello. Quando era un giocatore da Roma. Che c'aveva Capello, bravo, ma c'ha sto ginocchio di vetro, sta sempre. C'ho avuto tanti infortuni, Mimmo, Capello. Fabio Cappello. Il cappello. Bisogna essere seri sempre, Mimmo, sì. Però ricordate sempre. Senti, quindi... ha fatto la fortuna di Franco Baldini, si può dire, no? Beh, sì. Ti stai raffreddando, Chico? Sì. No, da mo che sto un po' così. Bene, bene. Quindi abbiamo detto Napoli e Fiorentina, l'Inter la chiamiamo fuori, mi? Beh, insomma, dai. A meno che non comprano Cristiano Ronaldo, Messi e Gerrard. Addirittura? Addirittura c'hanno... Ma il più forte giocatore che c'ha all'Inter è... Palacio, okay. Anni 32, capocannoniere del campionato senza rigori, ok? Sì. Un altro buono secondo me è Guarin, suo convenne, sì. Ma poi in avanti con altra gente. No, ma io sa che mi continua a stupire. Che ministrarlo. L'hai visto quell'amichetto tuo? Chi è? Oh. Non dite in giro che Ranocchia è una sega, No, invece, oh, a me mo te ne dico un altro che dicono che. No, ma mo ce n'è un altro che dicono che è forte, che a me mi. Juan Jesus. No, a parte quella. Rolando. Io Rolando. Rolando. Il parrucchiere delle dive. Rolando. Lo ricordi? Lo Gircagnè. Lo anticipano sempre, Mimmo. È una cosa imbarazzante. Ma è una cosa imbarazzante. Io non. Cioè, io penso. Ma ricordi quando doveva via a Roma? Sì, come no? Mamma mia, che pericolo scampato, fratello, Però poi bisogna pure rivedere lì se quanto era vera sta cosa, non era vera. Vabbè, però dai, Portogallo un par di volte c'era andato Sabatini, te lo ricordi? No, mi fa troppo ridere che Mazzarri, uno come Mazzarri c'ha lacrimone, No, ma c'ha una difesa che è la sua nemesi sta cosa qua. Ieri ho sentito di là, perché ho visto che sfuggiva, perché a quell'orario insomma il lavoro era abbastanza effervescente. Ho visto la partita un po' così, come si direbbe, a tozzi e bocconi. Poi dopo ho sentito Mazzarri, ho detto, ma allora io che ero sintonizzato su un altro canale. Ho visto un altro canale. Perché lui ha parlato di tutta un'altra partita, Una partita che non si è giocata. Però va bene, dai. Strano, perché con Mazzarri sta cosa non succede mai. Allegri ha detto che se ne va a fine anno, Sì, no, Allegri ha detto che dovrebbe dire che non gli rinnovano il contratto, che mi sembra un'altra cosa, cosa un po' diversa. Vabbè. Ma Luca Toni? Ma Luca Toni? No, rispondimi a me. Quindi chi va in nazionale al posto di Prandelli? Allegri. Da A alla Z. Zaccherun, ma che mica sarei male? Ma mica sarei male. È leggermente portato dal vicepresidente federale Albertini. Albertini, dici, Quindi. È così. Però occhi Allegri, Zaccherun, cosa fa a Milan con Stuccao? Prandelli potrebbe andare al Tottenham, è un altro magnifico. Ci potrebbe stare, Ci potrebbe stare. Allegri farà, che ne so, farà a San Giovannese, che devi fare. Qualche cosa farà. Qualche cosa che troveranno. Ferretti, noi ci sentiamo domani. A proposito, Luca Toni mi avevi detto, ha fatto il primo gol da foriere della carriera ieri. La vita sua. Vabbè. Però uno che butta sempre dentro, tanto dei cappelli. Una delle più belle soddisfazioni che ci siamo vissuti, quel Roma Inter, con Roma Inter. Con Toni, che bello. Stadio S. Certo, un boato così. Sera. Sì. Forse il 3-0 di Slavia Praga. Siamo lì. Anche sai che il 2-0 di Roma Colonia. Ma te li troppo ragazzino. No, ma che troppo ragazzino? Ma ti dico pure il 2-1 col Brandby.
Ah beh, lì stava, non si può dire, però insomma c'erano dei giornalisti in tribuna stampa che stavano in piedi sui tavoli. Strano, non mi fa molta impressione. La verità, che scena è brutta però. Ferretti, noi ci sentiamo domani. Ciao.